Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi, di giovedì 2 dicembre 2021. Cipro, nel ricordare la necessità di seguire le indicazioni di sicurezza sanitaria in vigore nel paese, si raccomanda l'osservanza della massima prudenza, l'uso della mascherina e il distanziamento anche all'aperto. Si ricorda che in caso di confermata positività e o contatto con individui positivi al Covid-19, le autorità cipriote impongono un periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario o quarantena in strutture alberghiere dedicate. Eventuali spese connesse alla modifica dei voli e di rientro sono a carico degli interessati. India si informa che l'accesso alle cure mediche in India in questo periodo potrebbe essere fortemente limitato a causa del numero di casi di Covid-19 che le strutture ospedaliere locali potrebbero trovarsi ad affrontare in molti stati e territori dell'Unione. La sospensione dei voli internazionali da e per l'India è estesa fino al 14 dicembre 2021. La modalità aerea internazionale è assicurata solo da voli speciali, di conseguenza i regolari voli commerciali dall'India per l'Italia non sono attualmente operativi e per raggiungere l'Italia dall'India è tendenzialmente necessario servirsi di voli con scalo. Tra le linee aeree europee che collegano l'India all'Europa si segnala che Lufthansa e Air France KLM gestiscono alcuni voli a settimana in partenza da Delhi, Mumbai, Chennai e Bangalore. Si invita tuttavia a prendere tempestivo contatto con la linea aerea prescelta per verificarne l'effettiva operatività. Repubblica di Corea, Corea del Sud, si raccomanda di esercitare cautela e di seguire le indicazioni delle autorità locali negli spostamenti in territorio sudcoreano in ragione della persistenza, sebbene su scala ridotta, del Covid-19 in Corea del Sud. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la sezione situazione sanitaria che trovate nel sito viaggiaresicuri.it. Giappone. Le autorità giapponesi hanno vietato l'ingresso nel paese per motivi di turismo fino a nuove disposizioni da qualsiasi paese del mondo. Per chi proviene da paesi quali Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe, anche se in possesso di un visto valido o di una residence card in corso di validità, l'ingresso o rientro in Giappone sarà negato. Per chi proviene da altri paesi ed è in possesso di un visto valido o in possessore di una residence card in corso di validità, l'ingresso o rientro in Giappone sarà consentito con l'obbligo di attenersi strettamente a rigide misure di controllo e di quarantena stabilite dalle autorità locali. Il rilascio di tutti i nuovi visti, compresi quelli per motivi di lavoro o di studio, è al momento sospeso fino al 31 dicembre 2021 con possibilità di estensione del termine in base all'evolversi della situazione pandemica. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare sicuri informati ai tempi del coronavirus. Vi ricordo che le notizie sono aggiornate alla data odierna, ovvero giovedì 2 dicembre 2021. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus, uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it. Oh,